Eccoci. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi sono con un mio carissimo amico Daniele. Hello. Come stai, Dani? Tutto bene, molto felice di essere qui. Anche io, perché oggi è il mio compleanno e il birthday gift di Dani è proprio quello di truccarmi. Ed è una vita che non ci trucchi, cioè che non ci trucchiamo insieme in generale, ma anche che... Che non ti trucco? Sì. Eh sì, mi ricordo, saranno passati almeno 4 anni forse. 5. Addirittura? Ah, ma sì, era il 2017 quando mi hai truccato. Quel però... video... Ah, è vero. Era iconico quell'intro, vero? Sì, beh, è cambiato anche il mio stile nel frattempo, quindi sono molto felice di fare questo glam insieme oggi. Vedremo un po' cosa verrà fuori. Anche io sono contentissima e sono curiosa di scoprire che cosa uscirà. Poi vabbè, io di te mi fido ciecamente. Oddio, che bello. No, sono contento. Però oggi io dicevo che sono suo ospite e sono il suo glam artist. Quindi yes, io voglio fare quello che desideri. Ok. Quindi non mi dire tipo fai tu. Ok, va bene. Cioè io faccio sicuramente quello che è la mia tecnica, quello che mi piace fare, però vorrei che mi guidassi un po' nel tuo gusto, perché essendo il tuo compleanno, mm-hmm, devi sentirti confident al 100%. Ok. Okay? E allora ma bisogna fare un soft glam. Vabbè, va bene. Cioè facciamo una cosa powerful, però sui toni del nude, no? Sì, okay. Sì. E niente, ovviamente metterò tutti i riferimenti di Dani qua nel box in descrizione. Ovviamente anche il canale YouTube, tutto quello che vuoi. E niente, partiamo. Anzi no, dimenticavo di una cosa. Se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe. Ma adesso bando alle ciance e passiamo al tutorial. Let's go. Allora, partiamo dalla skincare. Tu adesso hai il viso completamente pulito? Sì. Sei appena detersa? Non ho niente. Allora, questi sono i prodotti che uso sempre, che ho in kit. Vedo qui la Mer. Sì, la skincare di solito la faccio con la Mer. Io metto sempre prima il Renewal lo Oil. So che non sei fan degli oli, però te ne metto un goccino perché questo è molto bello. Ok. Questo è un olio siero. Quindi non metti tonico tu? No. Questo è il primo step. Sai che molte persone non usano tonico? Mm-hmm. Io, cioè nella mia skincare mi capita di metterlo, ma per i make-up parto con questo prodotto, Renewal Oil, che è proprio un bifasico, mm-hmm, ma nutriente. Next step, vado con la crema idratante. E mi piace sempre lavorare e massaggiare bene questa zona qua, soprattutto se sei stressata. Questa zona qua stimola la microcircolazione del viso e subito decongestionandola ti permette di avere un risultato più fresco, meno stanco. Really? Un po' come quando vai nella zona del contorno occhi. Sì, chi te l'ha insegnato questo? Una mia amica che è una massaggiatrice. Contorno occhi di Eye Concentrate. Questo ce l'ho anche io. Molto bello. Sì. Questi sono tutti prodotti ottimi, sia per i make-up, ma anche come skincare quotidiana. Per le labbra, questo è uno dei miei prodotti preferiti, proprio di sempre. È il lip balm. Infatti in lo pot vedo. Di La Mer, ed è proprio... È uno di quei pochissimi prodotti che da anni continuo a riacquistare. Why do you like it? Perché è una specie di maschera labbra, ma la cosa che adoro è che è super rigenerante. Tipo se hai le labbra secche, tu ti metti un bel impacco di questa qui e nel giro di un'oretta le labbra sono rinate, letteralmente. Cioè proprio le reidrata, le rigenera subito. Io andrei direttamente col fondotinta, ma va so bene. Che tu sei una fan del primer. Quindi ho portato il primer Skin Fetish di Pat McGrath, che mi piace perché non è proprio un primer di quelli gnocchi, secchi, che disidratano, ma ti dà un velo di idratazione in più e va un po' a riempire i pori. Beh, come trovi la mia pelle? Sentiamo, tu che mi dici? Ah, ma è stressata, no? Allora, hai una pelle con delle discromie sicuramente, ma molto compatta, non hai tanti pori te, che è una fortuna perché avendo la pelle comunque mista grassa tendenzialmente la texture è bella spessa e visibile, invece nel tuo caso è bella compatta, cioè tu col fondotinta sei perfetta. Sì, infatti mi dicono sempre ma che fondo hai usato? Eh sì, perché è una bellissima texture. Allora il primer sempre assicuriamoci che sia ben assorbito dalla pelle. Preferite, salviettine Trudy, sempre con me. Carezze di Trudy. Ma l'odore?
sono dei biscotti. Amo. Queste sono quelle che si mettono nel culetto del bambino. Esatto. Iniziamo, facciamo una soft color correcting. E questa è la mia palettina mista di vari concealer, un misto tra Laura Mercier, Criolan, c'è un po' di roba. In questo caso io sto facendo una soft color correction, in quanto abbiamo un sottotono molto caldo aranciato, però come puoi notare neutralizza le tue discromie senza scaldarle troppo, perché poi rischio che sia di avere quegli aloni rossicci. Vado ad utilizzare questo prodotto principalmente nelle aree dove abbiamo le discromie, che nel tuo caso è il contorno labbra. Sì, sì, io qua sono scurissima. Tu com'è che ti sei appassionata al trucco, Dani? Allora, io ho sempre amato dipingere e disegnare. Sì, perché come me hai fatto il liceo artistico. Sì. E quindi quando poi ho finito gli studi e dovevo scegliere cosa fare nel mio futuro, io amavo sia disegnare sia dipingere che fotografare. E anche la moda, quindi volevo scegliere una scuola o comunque un percorso che riuscisse ad unire tutte queste mie passioni. E cercando su internet alla fine ho scoperto il mondo del make-up e ho detto: caspita, il make-up unisce letteralmente tutto, perché io lavoro con i pennelli, con i colori tutti i giorni, e per me è come dipingere, disegnare. Lavoro con la fotografia, perché alla fine sono sempre sui set e scatto anch'io, e lavoro con la moda, perché ovviamente lo styling è una parte importante del nostro lavoro, quindi l'ho amato da subito. Cioè, guarda già solo così, sì, questo sì. È solo il color correction. Pazzesco. Potresti mettere una BB cream e sei a posto. Cioè, veramente. Come fondotinta, io ho portato i mini che mi erano comodi in kit. Questi qua sono i close up di Nabla, Futuristic Foundation, che ha un finish matte naturale, non super matte. E i colori che usiamo oggi sono il D05 e il T50, due colori. Non li vado a miscelare, perché vado ad utilizzare il colore più scuro, il D05, partendo dall'esterno verso l'interno. Andiamo a creare quasi un effetto contouring. Ah, già con i fondi. Però super soft, perché in realtà è il tuo colore, non è più scuro. Solo che poi quando metteremo quello più chiaro al centro ci sarà un effetto degradé. Poco prodotto, lavorato bene, e ricordiamoci sempre del nostro collo. Aspetta. Ah, lo sai? Sai che mi ricordo questa cosa? Ah, aspetta. Ok. Piano. Ogni tanto vado. Vai, ce l'abbiamo quasi fatta. L'abbiamo fatta. Dai, 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 ce l'hai fatta. Andiamo un po' sul décolleté. Pure qua? Anche qua ti dà fastidio? Non lo so perché. Mi viene quasi da piangere. No, no, no. Non puoi piangere. Allora, devi mettere il fondo sul collo, semplicemente, non solo per uniformare il colore, ma semplicemente perché tu stai mettendo una texture sulla tua pelle, in questo caso sul viso, che non è la tua pelle, c'è una texture esterna, quindi è importante che tutta la zona attorno abbia più o meno lo stesso finish. Tu invece come ti sei appassionata al make-up? Mia mamma mi truccava da piccola. Si vede che probabilmente quando ero piccola magari mamma si truccava, io mi agitavo e quindi mi truccavo. Come terapia, per tranquillizzarsi. Sì, sì. Sì, sì, ma mi è sempre piaciuto il trucco. E ad ogni compleanno mi ricordo che ai tempi le mie amiche mi facevano sempre trucchi. Trusse di pupa, noi facciamo le trusse di pupa, presente le trusse di pupa? Certo, quelle degli early 2000. Sì, bravo. Quelle lì, sempre. Quindi io già sapevo che a mio compleanno avrei ricevuto trucchi. Poi vabbè, col mio lavoro ovviamente ho iniziato a truccarmi e sai bene che non sempre mi andava bene sui set. Tant'è che a un certo punto io ho iniziato a portarmi il fondotinta dietro perché sapevo già che il make-up artist non ce l'aveva. Cercando anche la reperibilità dei prodotti, ho scoperto tutto il mondo del make-up e da lì ho iniziato per gioco poi. Tipo io i primissimi anni neanche guadagnavo su YouTube. Li truccavo e basta. Ma penso forse un po' tutti hanno iniziato così. Io pure. Eh sì, certo. Di chi è nato nel... Sì, io ho iniziato perché era più una cosa di condividere questa passione. Esatto, sì. Una cosa che faccio, questo è l'alcol, quello igienizzante che trovi in farmacia, quello generico, che lo puoi usare anche sulle superfici. Super soft, poco, lo passo sulle brows. Ah, per togliere... Morta. Che
ti toglie tutto, diciamo, l'olio, la parte grassa del make up. Io vado con un pennello piatto, prima di tutto ad ombreggiare le brows. Poi vado con Brow Ambition. Io non lo so usare questo. No, a me piace perché la punta è sottile e non troppo molle. Perché vedo che spesso una cosa che fanno molti, vanno nelle sopracciglia tipo così. Mm-hmm. Anche tu lo fai spesso. Sì, no? Sì. Io invece decido dove mettere il pelo e lo disegno. Per esempio adesso ti ho allungato un po' il sopracciglio. Però ci sta farlo col make up. Un consiglio che hai da darmi per come mi trucco io, cosa dovrei cambiare? Tu ti trucchi da Dio. Fossi in te mi truccherei sempre da sola. Perché ti valorizzi al meglio in assoluto. No, quello che sicuramente ti consiglio di provare è di fare una base un pochino più soft. Più leggera. Più leggera, perché appunto è una bellissima pelle in realtà. Non ti serve. Però non è che devi, cioè se ti fa sentire confident, ok? Io sono veramente un danno quando mi chiedono tipo che colore devo usare, che cosa, perché cioè per me il make up è veramente è soggettivo, è una cosa super super personale. Solo che negli anni lavorando sui social ho imparato che spesso magari la gente vuole sentirsi dire le cose anche banali, ma gli serve perché magari non sa spaziare, non sa sperimentare, no? Cosa stai facendo? Faccio micro correzioni. Questo è quello che devi fare ovviamente se fai una base leggera. Now andiamo a toccare gli occhi. Mi piace usare come base un correttore di quelli che si fissano. Questo è il close up. Numero Cocoa. Questo è Mocha. Mocha. Perché rispetto a un classico primer hai un po' il fissaggio, ti uniforma anche l'incarnato, ma non è mega asciutto, quindi hai un pochino più di tempo per lavorare poi dopo i prodotti, non ti si appiccicano subito sopra. Quindi siamo sui toni neutri. Tu cosa faresti? Io neutra. Io farei un full glam nude. Full glam. Tu alla massima potenza. Va bene, full glam nude, facciamo full glam. Io adoro quelle matite. Cupid's Arrow, questo è il numero 2. 2. Vado alla base delle ciglia, questi sono dei matitoni, non mi sa che li conoscono bene. Multiuso, morbidissimi, un po' come un kajal, nel momento in cui si asciugano si fissano, quindi avete un po' di tempo per lavorarli. Io quando non ho sbatti che sono di fretta metto quello su tutta la palpebra, un po' di 4, via. Sono top. Inizio già un po' a sfumare perché praticamente io lo uso per creare la struttura del nostro make up. Voglio fare un look un po' più allungato rispetto a quelli che fai di solito. Mm-hmm. Tu sei un po', ti sposti molto in obliquo verso l'alto. Mm-hmm. Invece oggi voglio rimanere più allungato. Metto un po' anche all'esterno della rima inferiore. Allora, questa è una cosa che ti consiglio di fare, okay, quando vuoi allungare l'occhio. Guarda frontale, in questo caso davanti alla camera o allo specchio. Guardando dritto, tu vai a mappare la forma del tuo occhio seguendo la piega, che è questa qua. Quindi a partire da qua, io faccio una linea così. E questo ti aiuta ad allungare l'occhio ulteriormente. Perché se rimani solo qua poi c'è troppo spazio, c'è una palpebra infinita. Ed è una buona cosa, secondo me no. Tutti dicono sì, per me no. Beh, sicuramente non hai limiti per giocare con il make-up, però... Beh, meglio una palpebra comunque molto ampia che Hooded Eyes. Non posso vivere senza più pezzarro, soprattutto questo colore. No, il 4. Questo è il 2. Scusami, 2. Cioè, io mi hanno cambiato la vita, cioè da quando sono usciti, proprio io non posso vivere senza. E se usi altre matite, se funziona, ma è proprio la combo tra formula e punta, tipo di punta, che è proprio... Con questa struttura tu potresti fare qualsiasi tipo di look, da tipo uno smoky viola, uno smoky blu, verde, petro, quello che vuoi, perché questa è la tua struttura, quindi poi potresti mettere un colore di transizione che preferisci, un colore metallico sulla palpebra che preferisci. Qual è la tua palette preferita di Nabla? La side by side. Quella nude. Quella nude, cioè... E tipo i Cupid's Arrow, cioè sempre nel mio kit. Allora, per gli occhi possiamo usare, queste sono le palette che uso di più, oltre alla side by side di Nabla. Amo. Ma certo. By Mario, Master Palette, molto bella. Ce l'ho qua sotto. Tutta matte. Oppure questa qui che è un mix di refill di... Questi sono di MAC, questi in basso, questi in alto sono di Visi Art. Allora,
Io andrei per quella, ma questa la conosco già, usiamo quest'altra. Usiamo questa? Ok. Vado con questa tonalità. Il mio trino. E vado praticamente a riprendere la sfumatura che abbiamo creato prima con il nostro Cupid's Arrow. Adesso con un pennellino più piatto vado a prendere questo colore e andiamo a riprendere la parte più bassa. Per esempio, io vedo che tu scurisci un sacco quest'angolo, no? Invece se vuoi allungare l'occhio, se lasci questa V più aperta è meglio. È meglio. Un giorno mi devo truccare e tu mi devi dire così sì, così no. Ma sai che l'altro giorno praticamente Giulia Valentina è andata a New York per un evento di Moët & Chandon. E praticamente era disperata perché non ha trovato un make-up artist disponibile all'ultimo momento. Quindi io lo sapevo, l'ho chiamata, gli ho detto dai, truccati e io ti seguo step by step. Ma adoro! Ma non l'abbiamo mai fatto. Oh, è stata bravissima. Vero? Ha fatto full glam. Ma infatti è vero, ho visto la foto e ho detto ok girl! Vado sempre con lo stesso colore più scuro. Guarda dritto, faccio un po' quella cosa che abbiamo fatto prima della V esterna per allungare. Parola d'ordine, allungare. Scrivete, hashtag allunghiamo. Non mi muovo tanto perché ho paura di disturbarti. No, ma sei bravissima come modella, guarda, fa solo tutto così. Cosa fanno di solito le modelle? Stanno al telefono. E cioè l'unica cosa che veramente mi dà fastidio è che sono sempre così al telefono. E io li devo dire in continuazione, ok? Guarda su, ok, guarda su. Alza un attimo il mento, ok, guarda su Sam. Per non dire tipo, ok, togli il telefono. Vogliamo lasciare la palpebra matte o luminosa? Forse luminosa. Ok. Allora, tu adesso... cosa avresti fatto? Matte o luminoso? No, sono belli entrambi. Cioè, io amo il matte, però anche luminoso. Poi adoro i Celestial di Nabla, quindi possiamo fare una palpebra un po' quasi glossy glam. Allora, adesso sto facendo mix di queste due colorazioni per ombreggiare in modo soft la parte interna dell'occhio. E la side by side c'è un colore che è la vita. Better Society. Amo, quello lì è top. Cioè, cosa vuoi, dai? Con le dine. Vado al centro della palpebra. E questo ombretto vi dà un micro sparkle. Sembra quasi glossato, ma non lo è. Sai che questi ombretti Celestial sono solo questi due in questa palette. Ma ce ne sono altri. Anche quello famosissimo Water Dream di Nabla. Hanno all'interno una perla particolare che si chiama borosilicato. È proprio vetro super super micronizzato, che è la cosa più riflettente in assoluto. Per questo hai questo effetto quasi glossato. Poi una cosa che mi piace fare è prendere un colore matte più chiaro, per esempio questo qui, un po' pescato nel tuo caso, e vado nella parte più interna a dare una parvenza di cat crease. Quindi hai un po' di definizione. Praticamente il nostro punto luce diventa matte. Bellissimo, guarda che bella sfumatura, sì, sì, sì. Voglio dare ancora più intensità alla nostra, al nostro make-up occhi, quindi vado con un bel nero, questo della palette di Mario, con questo pennellino piatto, vado alla base delle ciglia. Ma tu devi tornare a febbraio e mi devi fare tipo un full face tipico per un primo appuntamento. Perché ho saputo tipo che a Londra chiedono ai makeup artist: mi fai un full face perché ho tipo un primo incontro tipo su Bumper con un tipo di Bumble, con un tipo di Tinder. Ma pensa quanto sono avanti queste che chiamano il makeup artist per andare al primo appuntamento. Ah, mica scema. È allucinante come cambiano, no? Le culture, i modi di fare. A voglia, addirittura qui in Italia se ti trucchi troppo magari dai un senso quasi di insicurezza, sì, o sì, che magari sì, vuoi fare colpo, in realtà è perché cioè vuoi sentirti bomb. E poi ti dirò che durante la pandemia io mi truccavo in casa e mi ricordo che mi chiedevano nelle stories: ma perché ti trucchi? E dicevo: ma perché non dovrei farlo? Io mi trucco per me, mica per gli altri. Beh, io per esempio metto il profumo a casa tutti i giorni, anche se sono solo a casa. Cioè proprio la mattina faccio la mia skincare, le cose, e poi alla fine metto il profumo. Potrebbe essere una cosa strana perché uno dice: non è che stai uscendo, perché per chi lo metti? Per me stesso. Allora, questo make up da qui potrebbe trasformarsi in qualcosa di super grafico, super editorial. Cioè basta semplicemente prendere uno scuro e definire ulteriormente questa linea, sarebbe super cool. Però secondo me fermiamoci qua oggi. Sicuro?
Sì, perché vorrei che questo fosse il tuo glam look. Ok. E ti rimane anche su YouTube, come ricordo, che se vuoi rifarlo hai tutti gli step. Però sì, lo puoi trasformare. Cioè, a partire da questa struttura puoi fare quello che vuoi. Ok. Io metterei una bella matita cioccolato. Dell'occhio. The brush tool. The brush tools. Ah, ma io adoro quella matita. Sì, ce l'hai. Ma certo, ma secondo me, guarda che ama true makeup lover. Are you mad? Ah, ma sono tutte qua. Dove le hai prese queste tu? Hai lei. Io ho fatto un acquisto di Mario enorme e non mi è mai arrivato. No. Amo, ce l'ho qua. Ma quando? A inizio anno, febbraio. Mm. Andiamo a mettere le ciglia finte, queste sono le mie preferite. No lash lash, this lashes. Mm. Abbiamo messo le ciglia finte. Yes. E adesso andiamo con il concealer. Uso il Regeneration Uplifting Creamy Concealer di Nabla. Questo è il colore Warm Honey. Questo pennello? È sempre quello di prima. Ma perché io non ce l'ho? Ce l'hai? Sai che io uso i vostri pennelli? Mm. Guardali, quelli sono tutti i vostri, li vedi? Sono bellissimi, i pennelli Nabla sono pazzeschi. Metto un po' di almond per tonalizzare un po' il giallo, perché effettivamente Warm Honey è un po' giallino. Mi devi insegnare come fare le labbra di nuovo. Che in un po' di video quest'anno, dopo che quando ero a Macena mi hai fatto quella cosa, ho cercato di ricrearla. Sì, perché tu non sbordi mai. No. Devi. Lì devi. Ti dico devi. Devi. Con il correttore andiamo a illuminare il viso come se ci fosse un riflettore nella parte centrale. Allora, per sfumare la parte più ampia del correttore uso sempre il pennello da fondotinta, che vado a pressarlo e fondolo con il fondo che abbiamo applicato prima, in effetto più diffuso e naturale. Che la cosa che non amo è quando poi vedi proprio gli aloni del correttore. Allora, come contouring vado ad utilizzare lo stick di Westman Atelier, questo è il colore Ganache. Io amo gli stick di Westman perché hanno una texture super creamy, sheer, cioè non mega coprente, quindi molto stratificabili, facili da usare per chiunque. Devi fare quella matita, amo, la devi fare, cioè, la devi fare, quella matita che ti ho detto, marrone. Perché non la fai? La devi fare, punto. Va bene, te la faccio. La fai, poi dici, questa l'ho fatta per Loretta. La chiamerò Loretta. Allora, se dovessi... Loretta Nude. Loretta Nude. Loretta Nude. Beh, allora, se io penso che se facessi tipo una capsule collection di matite, labbra e rossetti nude, andrebbero subito sold out. Subito, immediatamente. Good to know. Resisti. Ma se te la fai da sola? Sì. Dammi la mano. Quello che sbaglio secondo me è il contouring al naso, perché lo fai una striscia lunga che finisce tipo qua. Invece tu devi accompagnare, cioè fai conto che il contouring è un'ombra. Quindi devi accompagnare la tua ombreggiatura laterale nella parte bassa, perché naturalmente qui è in ombra il naso, non è in luce. Ok. Poi non esagerare con l'ombra, vedi, io l'ho messa qua e da qui la sfumerò in alto. E una cosa che puoi fare è una micro lineetta in alto che ti definisce la punta. Sai che il contouring al naso è una cosa sempre super delicata da fare per un makeup artist. Perché? Perché se tu la fai come cosa standard potrebbe offendere. Davvero? Sì, perché non tutti vogliono il naso più sottile. Quindi, cioè, devi sempre chiedere prima se è una cosa che desiderano. Ah. E comunque è una di quelle cose rischiosissime, che magari lo fai e non si vedono bene. Allora, una cosa che faccio, e che spesso non mostro in video, è mettere un velo di cipria sottile nelle aree dove il prodotto va nelle pieghe, prima di fare baking. Perché a volte ci metti un secondo che ti va tutto nelle pieghe e poi fai baking con le pieghe fissate. Mm-mm. Questa è la Smoothing Press Powder di Nabla. Che io adoro. Magica, cioè... Amo, la devi fare un po' più scura. Va bene, oggi mi preparo una lista di cose che devo fare. Cipria in polvere libera di Laura Mercier, questo è il colore Honey. Vado a fare baking. Io la Honey la uso sempre, anche solo di, nella parte esterna del viso. Perché lei è molto più chiara di me, infatti bianca. Non lo uso sotto gli occhi, la uso nei lati. Che
colore ha di fondotinta? Tipo, mi hai mai provato un fondotinta iconico? Che ne so, Studio Fix? No, no, Mac. Lei andiamo sempre con Skin Realist, cose più soft. Cosa uso di Skin? Lei Skin Realist è il 3. È chiaro. In estate gli metto un goccio di 4 dentro. Amo, cosa ti devo dire? Top. Piace? Sì, sì. Allora, metto un po' di cipria anche nella parte iniziale delle brows, un po' perché le fissa e ci toglie la lucidità, un po' perché mi rende tutto un po' più soft. Naturale. Sì. Adesso, con una cipria più scura, vado nella parte più esterna. Con un pennello sto fissando il resto del viso. A questo punto lasciamo un attimo la cipria a lavorare e noi andiamo a mettere il mascara. Io amo applicare il mascara direttamente sulle ciglia, non con gli applicatori in use e getta. Quindi ho sempre con me dei mascara nuovi. Ah! Che poi ti lascerò. E questo qua è il Bad Girl Bang di Benefit, che è molto bello. Appena aperto, ragazzi. Amo, sì. Stop! A me piacciono i mascara con gli applicatori in elastomero, con il pettinino, perché va a prendere tutte le ciglia per bene. Metto il mascara anche sulle ciglia inferiori. Prendo un po' di cipria dark, smoothing press powder, e mi aiuto a togliere e pressare il baking in eccesso. Dopo aver sfumato la cipria, prendo una tonalità matte, calda, e vado a sfumare il make up nella parte inferiore. Non vogliamo linee nette. Come blush vado ad utilizzare questo Love di Ray Beauty. Quindi tu lo applichi così, vedi, bravo. Io invece lo applico con l'applicatore. No, sono molto difficili questi da stendere dopo, soprattutto io sto facendo già il baking, quindi un po' rischioso. Così, con un bel pennello largo. Ma pensa a te. Tu te lo diffondi come vuoi. Questa è una palette di Fenty. Di Quella delle terre. Sì. Perché le hai depottate? Sì. Come hai fatto? Le ho sciolte. Come si facevano con i vecchi tempi. Buco. Sì. Esatto. Invece queste qua sono delle polveri di KVD. Con queste polveri qua facciamo un soft brightening nelle aree in cui vogliamo più luce. Urban jungle, cosa vuol dire? Lucent jungle? Mm-hmm. Poco, io non sono fan dei illuminanti specchiati. Neanche io. Allora, per il punto luce, devi proprio beccare il punto dove riflette la luce. Come prima cosa, sempre con lo stick contouring, andiamo a creare questa prima ombreggiatura. Questo ti aiuta, se non sei abituata a fare l'overline, vado a sfumarlo. Allora, uso la 5.5. Che bella, questa mi sa che la faccio diventare la mia immagine iconica di YouTube, di social. Capo, ci vediamo ogni anno per rifare l'immagine. Ciao Sat, è la prima matita di MAC che io ho comprato nella mia vita. Veramente? Sì. Prima di mettere il lipstick all'interno, Almond! Lo vado ad utilizzare per sciarpare le tue labbra. È life changer questo step, perché ti lifta le labbra. Cupid's Arrow numero 5. Cupid's Arrow numero 7. Peach Deal, dei nuovi Matte Pleasure. Che bello, uno che mi capisce. Per tutti questi rossetti. Sì, la poesia del mixing. This is why I mix. Noi stiamo praticamente facendo in questo momento tutto quello che abbiamo fatto sull'occhio e sul viso, anche sulle labbra. Cioè, yeah. Perché mettere solo un prodotto sulle labbra? Happy birthday to me! Mamma, sei bellissima. Togliamo queste. Ok, ragazzi, il look è completato. Grazie, Dani. Grazie a te. È bellissimo, io lo adoro. È proprio... It's perfect, è bellissimo. Mi piace un sacco. Sì, sì, sì. Poi ovviamente mettiamo tutta la lista dei prodotti qua sotto se qualcuno volesse ricrearlo, qualche persona dark skin. Il saluto di oggi va a Bruschetta di Platano. Ciao Bruschetta, ti mandiamo un bacio grande. Grazie mille per far parte della community Instagram. E se anche tu vuoi essere salutato al mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirci sulla pagina Instagram, attivare le nostre notifiche e fatevi sentire, fateci sapere che ci siete. Se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag sbordiamo. Sbordiamo alle labbra.
bene, hashtag sburdiamo, ok? Hashtag sburdiamo. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Questo significa che sono stata bravissima, anzi siamo stati bravissimi ad intrattenervi. Questo è il momento giusto per iscrivervi e mi raccomando, se il look vi è piaciuto e il video in generale, mettete un like, così l'algoritmo inizia ad apprezzarmi e a spingermi di più sulla piattaforma YouTube. Che non è male. Yes. Ovviamente vi ricordo che ci sono tutti i riferimenti anche di Dani qua nel box in descrizione. Io ti ringrazio ancora. Grazie a te. Lo. Grazie. Sempre un piacere. E niente, noi ci vediamo al prossimo video e... Happy birthday! Grazie, grazie. Ciao. Ciao, ciao.